Reddito di cittadinanza. I manifestanti a favore del sostegno forzano cordone di polizia a Napoli. I cambiamenti attuati per il reddito di cittadinanza hanno generato molto malcontento, soprattutto tra coloro che ricevevano ogni mese il sostegno. A Napoli una manifestazione, nelle ultime ore, ha raggiunto dei picchi di tensione molto elevati con alcuni manifestanti che hanno forzato il cordone delle forze di polizia. I provvedimenti per il reddito di cittadinanza hanno scatenato tanto disappunto in una parte della popolazione. Ora i requisiti per ottenere il reddito e per mantenerlo sono estremamente più rigidi. Inoltre non è possibile ottenere il sostegno per sempre, ma esistono delle scadenze. Al primo lavoro rifiutato, inoltre, si perde la possibilità di percepire il reddito. Queste e altre novità hanno scatenato l'indignazione di molte persone. A Napoli, molta gente è scesa in piazza per protestare e un gruppo di donne ha avuto uno scontro con la polizia. Le manifestanti hanno forzato un cordone che impediva l'accesso alle rampe autostradali di Via Marina. Alcuni manifestanti sono stati anche colpiti dai manganelli, ma altri sono riusciti a scavalcare il guardrail aprendo quindi l'accesso al resto del corteo alla rampa che porta all'autostrada. Momenti di pura tensione mentre i manifestanti hanno continuato a chiedere la reintroduzione del reddito di cittadinanza con gli stessi criteri del passato. Dopo il momento di tensione, il corteo è comunque andato avanti sotto la pioggia battente, dovuta alla perturbazione che ha coinvolto buona parte dell'Italia dopo le ondate di calore. La rampa autostradale è stata bloccata per circa mezz'ora ed in seguito i manifestanti sono tornati in strada, proseguendo con il corteo. Subito però è stato avviato un ingente dispiegamento delle forze dell'ordine che sono apparse in assetto antisommossa. Purtroppo quindi sembra che ci si possa preparare anche ad altri momenti di tensione, che potrebbero riguardare il resto dei cortei e delle manifestazioni, a favore del reddito di cittadinanza che sono stati organizzati in altre aree italiane. A Napoli, ad ogni modo, la situazione è rientrata e la manifestazione è proseguita senza altri gravi problemi. Naturalmente però le forze dell'ordine si sono tenute pronte ad intervenire in caso di necessità. Voi che cosa ne pensate? State seguendo i cortei che si stanno svolgendo in Italia e approvate la causa dei manifestanti? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!